Enoforum 2023 si è appena concluso, siamo con Gianni Trioli, fondatore di Vinidea, organizzatore di Enoforum, e chiediamo un'opinione di questo evento che è diventato effettivamente l'evento scientifico e tecnico più grande che c'è in Italia, ma forse non solo in Italia, e che dalle prime edizioni ha cambiato, è diventato un vero e proprio ecosistema. Sì, effettivamente è diventato sempre più grande dalle primissime edizioni, anni 2000 addirittura, in cui eravamo un centinaio, adesso siamo arrivati ad avere 1300 iscrizioni, 135 relazioni, moltissimi relatori stranieri, quindi diciamo una massa di contenuti prima di tutto e poi di partecipanti, che effettivamente rappresenta un punto di ritrovo importante per tutti quelli che lavorano nel settore. Io penso che la cosa più importante di Enoforum, che è anche un po' la sua caratteristica, sia che vuol mettere assieme non solo i ricercatori, che comunque si incontrano fra di loro, quelli italiani assieme a quelli stranieri, non solo le aziende che sviluppano innovazione, che sono importantissime per portare le novità ad essere utilizzate in vigneto in cantina, ma anche e forse soprattutto quei produttori di uva o produttori di vino che testano le novità man mano che arrivano a disposizione su scala reale, su scala commerciale. Perché questa è una categoria di persone che chiamo i pionieri, che sono estremamente importanti perché una nuova conoscenza diventi innovazione, cioè qualcosa che viene utilizzata vastamente a livello di produzione, no? Il cosiddetto mainstream. Io penso che Enoforum abbia questa caratteristica, che è un ecosistema, come tu l'hai chiamato prima, in cui queste tre entità riescono realmente a interagire, insomma, grazie a tanto l'ambiente e lo stile, no? Però grazie al fatto appunto che è un contenitore molto ampio, per cui ci stanno tanti che possono presentare, che offre spazi non solo agli accademici o ai premi Nobel, fra virgolette, ma anche a chi ha fatto dei lavori per capire nella pratica come le novità funzionano, che offre degustazioni, offre dimostrazioni, offre insomma una serie di opportunità, tale per cui chi vuole viene nello forum e nei 3 giorni dello forum, non dico tutto, ma tanto di quello che c'è di nuovo lo può vedere, toccare, approfondire. È in assoluto il congresso del nostro settore, chiaramente più grande d'Europa, no? Non più grande del mondo perché gli anglosassoni, sia gli australiani che gli americani, sono più bravi di noi a partecipare, anche se in numero assoluto sono inferiori i tecnici, però hanno praticamente tutti partecipano al congresso quasi. Però in Europa non esiste un altro congresso tecnico-scientifico che ha questi numeri. Forse ancora più significativo è il numero di relazioni. Accennavo prima 135 relazioni, funzioniamo su 2 sale, più c'è la sala demo, è una quantità di materiale importante e siccome non è tutto fruibile da tutti qui in presenza, tutto è registrato e tutto è su InfoWine, che è la nostra rivista internet che esiste ormai da più di 20 anni. E per cui è fruibile anche successivamente e moltissima gente effettivamente va dopo a ascoltare quello che non è riuscito a sentire perché non ha il dono dell'ubiquità che ancora non è stato messo nel corso di laurea di viticoltura e enologia. E una cosa importante è che sono stati coinvolti nelle ultime edizioni sempre di più la ricerca italiana e in modo particolare i giovani ricercatori che adesso rappresentano una presenza importante proprio per questo premio Enoforum. Assolutamente, abbiamo sia il GOTA, direi, però diciamo i ricercatori e gli scienziati italiani, ma anche stranieri, devo dire, che sono molto importanti. Insomma, abbiamo avuto una carrellata di nomi molto autorevoli, ma noi attraverso vari strumenti, adesso non sto a dettagliare, ma favoriamo molto la possibilità per i giovani ricercatori di avere uno spazio dove farsi vedere. Perché
perché non ce l'hanno facilmente, no? I congressi scientifici vanno di solito i professori più ordinari e poi costano tanto, nelle altre occasioni non hanno occasione di parlare, di far vedere quello che sanno. In un forum è un ambiente effettivamente sia nella sua versione web che in quella in presenza che facciamo appunto in vari stati, no? In Italia, in Spagna, in Portogallo, Stati Uniti, più recentemente Cile, quest'anno facciamo un'edizione a fine a novembre. E ecco, in questi ambienti qua c'è spazio anche per loro, perché molto spesso sono i giovani ricercatori che fanno le ricerche, soprattutto quelle più applicate, no? Perché sono loro poi alla fine che materialmente fanno il lavoro, anche se magari viene presentato nei congressi scientifici dal loro capo, dal loro professore ordinario, ma sono loro che lo fanno. E qui hanno uno spazio per parlare, farsi vedere, conoscere altri ricercatori, parlare con quelli dell'industria, e quindi diventa anche un modo per uscire dal laboratorio e non dico entrare in vignetta, entrare in cantina, ma sicuramente avere a che fare con gente che poi tutti i giorni nella quotidianità deve produrre qualcosa di concreto. Grazie e quindi alla prossima edizione.